bentornati amici radioascoltatori. Come di consueto apriamo il nostro spazio dedicato alla medicina Regione Lazio. Lieta di doverlo fare con il nostro ormai affezionato ospite, il dottor Enrico Licciardi, al quale do il benvenuto. Buonasera dottore, benvenuto. Buonasera anche a voi. Il dottor Enrico Licciardi, vi ricordo che è medico chirurgo, ma anche medico estetico e anche perito del Tribunale di Roma. Questa sera è qui proprio in veste di medico estetico, sì, ecco, per delucidarci riguardo appunto ad un termine usato appunto nella medicina estetica, che è codice a barre. Sì. Ecco, Deborah, sei rimasta colpita da questo concetto. Non ne ero a conoscenza, mi sono veramente da subito incuriosita, quindi ecco, ho chiesto al dottore ma che cosa si riferisce questo codice a barre. Che sei molto giovane ancora, non hai questo. Fortunatamente ancora non mi riguarda. È vero. Il codice a barre è quello che noi vediamo su delle persone di una certa età sotto il naso, sul labbro superiore. Quando sorridono non si vede granché, ma quando fumano o quando chiudono le labbra noi vediamo esattamente la presenza di un codice a barre. Tutti segni verticali paralleli che vanno ad identificare un'area che ha dei suoi tempi, dei suoi anni. Bene, come si forma, dottore? Come si va a formare il codice a barre? Il codice a barre si comincia a formare con il tempo, in quanto la fascia muscolare dell'orbicolare è molto forte, è favorito nei fumatori, in quanto tendono a tenere la sigaretta proprio con l'orbicolare e quindi lo rinforzano ancora di più, e andiamo a perdere un pochino di capacità elastica della cute con il passare del tempo, che produce un po' meno elastina, un po' meno connettivo e un pochino meno di acido ialuronico, e quindi la parte cutanea superficiale diventa un po' più rigida, un po' più fragile, aumentando la potenza della fascia muscolare. Queste zone rimangono proprio piegate e vediamo il segno della piega inizialmente, che si trasforma poi in ruga sempre più profonda. Quindi quando intervenire precocemente, dottore? Molto precocemente. Molto. Molto precocemente. Evitare il fumo, una sana alimentazione. Sono discorsi che sembrano sempre tornare nelle parole e nelle chiacchiere, ma costituiscono in realtà la base di una prevenzione adeguata un po' a qualunque situazione nell'ambito medico. Quindi il sano stile di vita aiuta, è fondamentale sempre, in tutto, sempre. E poi dobbiamo aiutarci ad eliminare quelle che sono delle contrazioni involontarie dell'orbicolare superiore, e questo lo possiamo fare aiutandoci con un pochino di botulino, un po' di tossina botulinica nell'arco del labbro superiore, impedisce che noi si contragga la parte superficiale dell'orbicolare e quindi si impedisce proprio questa piegatura continua delle fasce superficiali cutanee. Si interviene solo in questo modo, dottore? Solo con il botulino? Nei giovani sì, è più che sufficiente come area di prevenzione, come si può ben capire anche sui corrugatori e su altre fasce muscolari. In persone più avanti con l'età è il primo passo per evitare che le fasce muscolari continuino a fare il loro lavoro. Dopodiché dobbiamo intervenire con un'idratazione del fondo, una somministrazione quindi di prodotti adatti a migliorare l'idratazione cutanea, che possono essere degli acidi ialuronici, dei sali minerali e delle vitamine, che migliorano proprio l'idratazione locale e quindi diminuiscono questi segni, migliorando l'elasticità della pelle cutanea. Anche in questo caso ci sarebbe molto da parlare, no? Per ciò che concerne la medicina estetica al giorno d'oggi. È una cosa meravigliosa, una cosa che sta entrando in voga in tutte le persone, anche perché l'apparire è una parte importante. Lasciar decadere delle parti di noi non è certamente buon segno. Andare certo. In giro con la macchina sporca, senza freni, con le gomme rovinate e con i vetri rotti non fa parte delle abitudini di nessuno, anche certo. Se il motore poi è perfetto, i freni sono stupendi, gli ammortizzatori vanno benissimo e la macchina consuma poco, anche il suo apparire ha un pochino la sua... Come no, è bene prendersi cura di se stessi. Ad oggi ecco, la medicina estetica può darci veramente un grande aiuto, e perché no, appunto, tanto controindicazioni insomma non ce ne sono. Senza stravolgere. Ecco. La parte dell'aiuto fondamentale che ci deve dare è restituirci quello che pian piano il
tempo un po' ci toglie. Quindi quella rotondità, quel turgore, quell'elasticità, ripristinarla. Certo. Non creare dei mostri, non creare delle situazioni negative, ma riportarci, ridarci quello che avevamo, mamma natura ci ha regalato, mamma natura, in gioventù, certo, o che possiamo migliorare sulle basi che ci vengono date, ma senza creare delle situazioni imbarazzanti. Benissimo, che purtroppo insomma ad oggi può succedere. E capita anche di incontrare, però può succedere. Per noi è sempre un immenso piacere poterlo ospitare, per la sua professionalità ma anche per la sua simpatia. Questo mi fa molto piacere, dottore. La ringrazio, le auguro una buona serata e ci vediamo presto. Presto, la prossima volta forse vi parlerò delle mani. Oh, prossimo argomento, le mani, ecco, che carezzano e che tradiscono l'età qualche volta possono essere importanti. Chiudiamo questa splendida intervista con il dottor Enrico Licciardi per la nostra rubrica Medicina Regione Lazio.